E ecco, con il suo aiuto proviamo un attimo a riflettere ancora oggi su questo documento. Grazie. Innanzitutto grazie dell'invito che, come sempre capita quando si accettano, il primo risultato interessante che provocano e che obbligano a pensare quel che si deve dire, almeno si spera, e di riprendere in mano dei testi che appunto spesso insomma, si pensano un po' datati, invece sono di una ricchezza incredibile. È veramente un testo di una fecondità che direi quasi sconvolgente, per cui dico questo perché quando si presenta un documento bisogna avere almeno qualche attenzione. La prima è quella di non essere più lunga del testo stesso. Quindi cercherò di essere breve, casomai se non mandate qualche segnale magari riesco anche a intuirlo e a fermarmi. E il secondo aspetto, quando si presenta un documento, è quello di tentare di far venire la voglia di leggerlo. E anche questa è una cosa semplice, perché dare la voglia di prendere in mano qualcosa di così interessante, insomma, richiede anche un po' di attenzione. Allora, io ho pensato di sviluppare un po' così la serata, di darvi una lettura, un quadro, un po' dei contenuti scritti su questo testo qui. E poi vorrei concentrarmi su quello che a mio parere è l'aspetto centrale, cioè la vita è ancora considerato, possiamo dire che la vita ha un valore universale. La domanda chiaramente potrebbe avere subito una risposta, dicendo di no, a tal punto che 20 anni fa un Papa si è sentito quasi in dovere, se non in obbligo, di investire tutta la sua autorevolezza magisteriale attraverso appunto un'enciclica per esprimere questa dimensione. Ma la domanda è un po' più sottile, e cioè di dire, ma chi crede nella vita ha diritto di parlarne a tutti o può parlarne soltanto a quelli che già condividono una sensibilità? Perché a mio parere questo è un po' il nocciolo della questione, ossia ritenere che quello che noi crediamo possa essere valido per tutti. È così. Vedremo. Casomai, se a un certo punto, anzi senz'altro, faremo anche uno strappo per sentire un po' le vostre domande, in modo che più che avere un carattere accademico, questo incontro qui abbia anche e soprattutto direi una dimensione invece comunicativa. E la prima cosa chiaramente è questo 25 marzo. Il 25 marzo per la storia della Chiesa, per la liturgia della Chiesa, avviene la festività dell'Annunciazione. Quindi non è stata una scelta presa a caso, ma proprio nel giorno in cui avviene e inizia il grande mistero dell'Incarnazione, per cui questo Dio che era confinato nei cieli, tranquillo e beato perché comunque in una terra di Israele c'era un popolo che gli rendeva culto, ha deciso di diventare come noi. Come noi vuol dire proprio con gli stessi occhi, la stessa bocca, le stesse braccia, gli stessi piedi, e diventare quindi un uomo, vivere l'umanità in pienezza, quell'umanità che poi gli ha fatto solcare i sentieri di Israele, sporcarsi, toccare gli ammalati, dare la vita a Lazzaro, annunciare che la vita non è finita nel momento in cui si muore, ma c'è un di più, una vita che continua. E quindi il grande messaggio della speranza, che è il messaggio della vita. Per questo Giovanni Paolo II intitola questa sua enciclica Il Vangelo della vita. Chiaramente il 25 marzo del 95, ma precedentemente c'era stata una richiesta, ed è bene averla presente questa, perché nel 1991 i cardinali si ritrovano in concistoro, quella riunione che fanno tra di loro per affrontare alcune tematiche che ritengono di particolare importanza e significato. E questi cardinali che si riuniscono nell'aprile del 1991, alla fine chiedono al Papa Giovanni Paolo II di scrivere una lettera proprio sul tema della vita. Giovanni Paolo II prende con serietà questa richiesta. E nella Pentecoste dello stesso
stesso anno inizia una consultazione chiedendo a tutti i vescovi del mondo di rispondere ad alcune domande che lui pone per capire se effettivamente questo tema qui merita un pronunciamento così importante. Così avviene, tutti i vescovi rispondono e Giovanni Paolo II nel 95, il 25 marzo, giorno appunto dell'Annunciazione, firma questo testo che è un testo molto interessante, molto particolare e anche innovativo. Se questa possiamo dire che è la causa più legata alla cronaca, più legata alla situazione, c'è invece una causa molto più profonda. E qual è? Ed è la registrazione che fa il mondo ecclesiale, e non soltanto il mondo ecclesiale, che questa situazione nei confronti della vita è sì dettata da aspetti, diciamo così, culturali, ambientali, la frenesia della vita, le situazioni nuove che si determinano, ma soprattutto loro rivelano che questa è una cultura di morte, la chiamano così, un'espressione molto forte, che ha sì dei motivi economici, tecnici, scientifici, lavorativi, tutte quelle tensioni che noi vengono in mente quando avvertiamo che la vita è in difficoltà o in pericolo, ma più profondamente si accorgono che questo ha le sue radici non su dei dati sociologici, ma su uno sviluppo del pensiero moderno. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si tratta più di una difficoltà, di un dubbio, di una domanda, di una perdita di speranza, è più che altro di rendersi conto che ormai si è di fronte a un modo di pensare che fino a qualche decennio prima era addirittura impensabile. Oggi mettere in dubbio la vita non è più una questione legata alle difficoltà che la vita stessa ci pone, quanto piuttosto sembra essere quasi una logica conseguenza di un modo di intendere la vita. E dopo cercherò di esprimerlo meglio, ma intanto lo introduco così. Perché? Perché questo segna già un primo elemento molto forte. Cosa vuol dire che questo viene messo in dubbio non per le difficoltà che si incontrano, ma perché ormai è diventato un modo di pensare, una conseguenzialità? E questa è la sfida che Giovanni Paolo II vuole spiegare. E per farlo introduce il tema con il primo capitolo, che ha un titolo significativo. Il titolo è una citazione presa dal libro della Genesi, e la citazione dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Con questa frase qui, probabilmente ce l'abbiamo un po' nelle orecchie, fa ricordare l'episodio narrato nel libro della Genesi, il capitolo 4, del rapporto tra Caino e Abele, i due fratelli che fino a un certo punto vivono con soddisfazione dei frutti della loro vita, ma a un certo punto si insinua il dubbio e uno dei due, Caino, uccide il fratello. Fa una lettura molto interessante, non è soltanto di meditazione esegetica, spirituale, ma cerca di adattare, di vedere come questo racconto è in grado di interpretare la realtà. Adesso io non mi dilungo perché altrimenti non si finirebbe più, ma fa vedere appunto questa situazione, cioè il tentativo di dare una lettura partendo da un punto di vista molto chiaro. Cosa vuol dire? Se voi prendete un testo di qualsiasi genere, non so, che volete farvi un'idea su qualche aspetto economico, su qualche teoria, solitamente noi abbiamo i capitoli in cui, gli introduttivi, in cui danno una lettura della realtà. Per cui se uno è interessato, non so, all'economia dell'Italia, molto probabilmente si prende un testo e uno dei primi capitoli è tutti i dati economici. Per la prima volta, differenziandosi molto dalle altre encicliche che lo stesso Papa Giovanni aveva scritto,
non parte dal raccogliere i dati, ma parte dando un'impostazione. Ed è quale l'impostazione? Quella di una antropologia cristiana. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire una cosa molto semplice, ma altrettanto importante. Capire se la fede è capace di interpretare la realtà o se la fede è capace soltanto di provocare degli atteggiamenti. Vi dico, per portarvi un esempio molto banale. Quando mi capita, quando si va, magari non so, in qualche circostanza, che dopo aver fatto un discorso la domanda giustissima che viene posta è: bene, noi che cosa possiamo fare? Quando questa domanda diventa troppo importante, diventa la domanda più intensa che uno vive, significa che quello che ha ascoltato non gli sta formando un pensiero, ma lo preoccupa a vivere un atteggiamento. Quando una persona vive di atteggiamenti che non riesce a spiegare, prima o poi si stufa. Vi è mai capitato che di fronte alle fatiche, magari ordinarie, di una giornata, avete fatto le cose che dovevate fare, le cose magari importanti, e alla fine magari non siete contenti? Perché? Perché quando noi affrontiamo un aspetto dove la prima domanda che ci poniamo, la domanda più importante, quella che avvertiamo più insistente, è subito che cosa fare, rischiamo di attivare giustamente degli atteggiamenti, ma quegli atteggiamenti lì non è detto che ci diano soddisfazione, perché magari non sappiamo gustarli, perché non ne capiamo il significato, cioè diventa un'esperienza moralistica. Ecco, anche l'esperienza di fede può diventare un'esperienza moralistica. E cioè persone che vivono degli atteggiamenti veri, sinceri, che meritano, non è un giudizio, ma che se alla fine ti chiedi se sei contento di essere cristiano, ti guardano con gli occhi un po' strani, diciamo. Invece il Papa parte dicendo: noi abbiamo una visione di uomo. E la visione di uomo qual è? È quella che ci è rivelata in Cristo. Niente di nuovo, perché già il Concilio Vaticano II, con la Costituzione Gaudium et Spes, aveva detto proprio questo, che chi guarda a Cristo uomo perfetto diventa lui stesso uomo perfetto. Allora, il primo dato è che noi, se vogliamo capire l'intensità di quello che ci viene detto, o per capire l'intensità di che cos'è la vita, dobbiamo non sbagliare sul modo con cui leggiamo le cose. E guardate che questo, secondo, sembra poco, ma credo che sia uno degli aspetti più difficili. Vi porto un esempio molto banale. Ci sono persone che, adoperando la stessa parola, amore, danno la vita o la tolgono. Per amore si può diventare madre, per amore si può accettare l'eutanasia. Sembra un paradosso, ma è così. Perché quando l'idea, il modo di approcciare la cosa, la realtà, non ha una chiarezza del criterio interpretativo, tutto diventa equivoco. E quindi, dopo lo vedremo, nell'equivocità tutto è possibile, anche il suo contrario. Però in questa lettura qui, a un certo punto, dopo aver parlato di che cos'è questo rapporto del fratello che uccide il fratello e tutto quello che ne consegue, e qui c'è un passaggio molto interessante, perché a un certo punto Caino dice: sono forse io il custode di mio fratello, che è una traduzione elegante di quello che invece molto spesso sentiamo in modo un po' più sempliciotto, quando diciamo: che interessa a me di quello che capita all'altro. Ecco, questo è lo sguardo che a volte ci capita. Dopo aver fatto questa lettura,
il Papa scrive una lettera molto interessante, un passaggio molto interessante, e dice questo, che oggi la nostra epoca ha alcuni tratti particolari contro la vita nascente e la vita morente. E cioè, lo cito, dice, presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità per il fatto che tendono a perdere nella coscienza collettiva il carattere di delitto e assumere paradossalmente quella del diritto, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante l'intervento gratuito degli stessi operatori sanitari. È una frase molto dura, che serve proprio per esprimere quello che vi dicevo prima, che oggi noi ci troviamo nei confronti della vita con un modo di leggere che non dipende solo ed esclusivamente dalle difficoltà che nella vita stessa incontriamo, ma dipende da un modo con cui noi pensiamo alla vita, a tal punto che c'è il passaggio dal diritto al diritto. Non so se è chiaro questo passaggio qui. Ed è una cosa nuova. Prima non si era mai sentito parlare di queste cose qui. E cioè che per diritto si possa accettare il delitto. Noi abbiamo sempre presente, quando parliamo della vita, i due momenti fondamentali, il momento del concepimento e il momento della morte. Ma l'Enciclica parla anche di tutto quello che capita dentro la vita, per cui le persone che soffrono, le persone che sono sole, le persone che sono indigenti, quindi la qualità della vita in senso ampio. Guardate che questo oggi, purtroppo, sta diventando un criterio di lettura, e cioè oggi quello che viene salvaguardato non è detto che sia salvaguardato perché ha un valore in sé, ma viene salvaguardato perché c'è un diritto che te lo permette. Qui ci sarebbe da aprire un tema enorme, perché a questo caso mai lo prendiamo dopo. E porta una serie di esempi che sono su qui a rammentarvi. La prima, per esempio, dice la pianificazione e la riduzione delle nascite in ambito mondiale. Avete presente il caso più estremo della Cina, per esempio, no? Per cui non tutti possono nascere, se non sono uomini o donne, oppure uno soltanto, altrimenti scatta una serie di questioni. E il tentativo di controllare la demografia pensando che la povertà di certi sia legato all'apertura alla vita e non alla mancanza di politiche adeguate a sostenere la vita, in modo particolare l'Africa, ma non soltanto. Le tecniche di selezione dell'embrione per garantirne la qualità, l'efficacia, la bellezza, l'intelligenza, la bravura, la non bravura e tutte queste cose qui. Insomma, oggi non c'è più nessun ambito in cui una persona non possa fare qualche cosa senza sentirsi giustificata. Questo è il punto. Uno può fare una cosa e l'altro al contrario, e tutti e due sentendosi giustificati. Perché? Perché appunto dietro c'è un pensiero. Allora, quali sono le cause di questo pensiero qua? La prima l'ho accennata. E il Papa dice, citando la Gaudium et Spes, ad un altro passaggio, che è legata alla secolarizzazione della cultura contemporanea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mancando il senso di Dio c'è una ricaduta anche sul senso che ha l'uomo. È una frase un po' dura, ma spero che possa essere Che cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto questo, che c'è una scissione fortissima tra libertà e verità. Noi oggi, se fate caso, viviamo in un contesto in cui non è importante essere veri, è importante essere liberi. Le persone non chiedono se è giusto o se è sbagliato, chiedono di essere liberi, di fare quello che si vuole. Ma se noi sganciamo la libertà dalla verità,
capite che entriamo in una situazione molto semplice, cioè che tutto è convenzionabile e tutto è negoziabile. Perché se la libertà non dipende più da un riferimento unico, forte, intenso e vincolante, allora è chiaro che a costo di sentirmi libero, io posso fare tutto quello che mi è permesso di fare. Se voi guardate, questo è il motivo per cui, per esempio, la democrazia rischia di essere un totalitarismo. Vi porto un esempio molto banale. Supponete di essere, di trovarvi un sabato sera, un venerdì sera, una domenica pomeriggio, in quattro, e avete soltanto una macchina. E decidete di andare a fare un giro. Andiamo al lago, andiamo in città, andiamo in montagna, non ci interessa, ci interessa stare bene insieme. Per decidere che cosa si fa, chi si mette d'accordo, se 3 su 4 vogliono andare al mare, si va al mare. Supponete che il proprietario di quella macchina lì invece dica: guardate ragazzi, non possiamo andare in giro perché devo andare a trovare mia mamma che è a casa ammalata. Si può mettere il voto? Allora, quando tutto invece diventa concepibile attraverso l'uso della maggioranza, non è detto che si faccia sempre ciò che è giusto. Perché se gli altri 4 avessero detto, anche se la macchina è tua, ma anche se la macchina non fosse tua, e noi 3 vogliamo andare sul lago di Garda, secondo il criterio democratico, anche se la mamma stava male, bisognava andare là. Allora, quando si dice che la democrazia, pur essendo importantissima, segnando tutto quello che non è un giudizio, ma non è detto che sia il sistema più conveniente, perché quando il concetto di libertà è sganciato dal concetto di verità, il faccio quello che voglio, distinto dal fatto quello che è giusto, tutto diventa negoziabile e tutto diventa convenzionale. Con una ricaduta che lo Stato allora non è più la casa comune dove tutti possono vivere secondo principi di uguaglianza, ma si trasforma in uno Stato che può giustificare che l'uno e l'altro. Quindi giustifica la nascita, giustifica la morte. Questo è molto forte, perché vuol dire che, ma questo lo vediamo dopo, perché sennò mi prendo troppo. La seconda ricaduta di questa secolarizzazione, che vuol dire non avere un punto di riferimento intenso, è dovuta a un'altra corrente di pensiero, come dicevo prima. Il Papa parla del dualismo razionalista. Cosa vuol dire? Vi ricordate quella frase di Cartesio, cogito ergo sum, penso quindi esisto. E l'influenza che ha avuto l'illuminismo, tra le tante cose positive che ha posto, ha creato anche un pensiero dualista, vuol dire che oggi noi viviamo in una separazione tra il pensiero e la realtà. Come si traduce questo in modo molto semplice? Che per esempio, una delle conseguenze è che c'è distinzione tra intelligenza e corpo. Allora, se un ammalato, se una persona non è in grado di spiegarsi, cosa si fa? Poveretto. Se c'è un corpo che è al limite e però una persona riesce a spiegarsi, cosa si fa? Poveretto. Perché non c'è più l'idea che intelligenza e corpo siano l'unica cosa. In modo specifico, che cosa vuol dire? Che per esempio la corporeità non è più un elemento indispensabile per l'identità dell'uomo. Il grande tema che noi oggi vediamo sul tema dell'omosessualità e del gender esprime questo, cioè il corpo non incide minimamente, secondo queste teorie, sulla costruzione dell'identità. Allora c'è una ricaduta molto, molto più forte, che vuol dire che
Per esempio, nell'amarato, dove a volte questa unità non è immediatamente percepibile, di volta in volta si seleziona che cosa dare priorità per fare delle scelte anche eutanasiche. Una persona riesce a spiegarsi, ma vive una situazione molto difficile, corporale, allora gli si accetta l'eutanasia. Però c'è un tema ancora più forte, che vuol dire che per esempio c'è una separazione tra amore e sessualità, che è il momento di apertura alla vita. E non è una questione moralistica questa, è una lettura di quello che sta succedendo. Se volete, adesso vi dico una cosa un po' male, ci sono persone che fanno fatica a fare il venerdì di digiuno in quaresima, però per andare in palestra fanno sacrifici molto più ampi, perché c'è la distinzione tra esperienza interiore di una scelta corporea e l'esperienza corporea di se stesso. Questo io l'ho venuto giù in modo molto banale, ma sono giusto per darvi delle idee. Allora, capite che la questione è veramente interessante, perché? Perché vuol dire che noi effettivamente abbiamo bisogno di un'antropologia seria. Antropologia cosa vuol dire? Che noi dobbiamo avere un'idea chiara di che cosa, di chi è l'uomo. L'uomo è soltanto testa, è soltanto corpo, è testa, intelligenza e corpo, ha una dignità sua. Ha un valore assoluto che vuol dire che non dipende dal riconoscimento che ha dagli altri? Noi dobbiamo porci queste domande qui. E secondo l'antropologia cristiana ne deriva che chiaramente essendo noi creature, allora per noi Dio è l'unico Signore della vita umana. Perché se noi abbiamo questa visione di uomo, va da sé che Dio è l'unico Signore. Ma questa confessione in Dio come creatore, paradossalmente non ci toglie nulla della nostra dignità e nemmeno della nostra libertà, anzi. Perché? Perché questa visione ci fa capire che anche l'uomo è sacro e non è un sistema organizzato di solo cellule, anche se ci sono soltanto quelle, se ci sono anche quelle. E che effettivamente allora a questo punto qui è meglio obbedire a Dio, dice il testo, che agli uomini. Perché? Perché se noi non abbiamo più questo riferimento unico e molto forte, capite che noi comunque dipendiamo sempre da qualcuno e dobbiamo sperare che questo qualcuno al quale noi diamo fiducia sia una persona che non soltanto ci vuole bene, ma che magari la mattina non si alzi con una gamba rovescia. Perché? Perché la sacralità della vita non può dipendere dall'andamento sociologico o dall'andamento umoriale o dall'andamento culturale delle persone. Perché se fosse così, allora, lo dico in modo un po' provocatorio, il processo di Norimberga è stato fatto soltanto perché i tedeschi hanno perso. Se avessero vinto, nessuno li avrebbe giudicati per i crimini che hanno fatto. Perché se noi dipendiamo da questa, se noi abbassiamo questo riferimento alto a cui noi affidiamo la nostra vita, capite che dipendiamo tantissimo non dal valore che abbiamo noi, ma dal valore che gli altri riconoscono. E in base a che cosa gli altri riconoscono noi certi valori? A volte anche perché cambia il tempo e c'è un fumo di testa, lo dico un po' banale, scusate la frequenza. Allora dire che Dio è il Signore della vita, paradossalmente non è limitante la nostra libertà. Perché? Perché abbiamo una continuità di espressione, abbiamo una continuità di sviluppo, abbiamo una visione della libertà stessa. A tal punto che se noi sbagliamo, mai che vada Dio ci perdona. Ma se sbagliamo con qualcun altro, forse ci perdona.
Allora, dire che Dio, che la vita è sacra e che incide sul modo di intendere la vita anche la stessa esperienza di fede, l'esistenza di Dio, non è un'espressione moralistica, è un'espressione di altissima libertà per la scoperta della propria divinità. Non so se fino a questo momento sono chiaro, perché allora deriva proprio da questa visione la traduzione chiara di che cosa vuol dire non uccidere. Nel momento in cui io non sono più il padrone della mia vita, nel momento in cui nemmeno gli altri sono padroni della mia vita, allora il non uccidere non coincide soltanto con ciò che ci è vietato fare, ma anche con ciò che ci è dato come possibilità di fare. Il non uccidere, cioè, mette un limite all'azione. Non lo determina, ma lo mette appunto come contenuto etico. E allora da qui deriva che tutte le forme del non uccidere hanno una traduzione anche molto empirica, molto semplice. Il non uccidere vuol dire non limitare la libertà dell'altro. Allora capite perché la Chiesa ha una posizione nei confronti dell'aborto? Perché è un imporre un limite a una libertà di esistere. Tanto più che se nessuno interviene in quel modo lì, la vita nasce. Capite allora perché la Chiesa ha una posizione nei confronti degli embrioni, che non possono essere utilizzati con selezione secondo delle finalità, che a volte sono finalità legate al contesto sociale. Cioè, attorno a questa visione antropologica, a questa visione di Dio, tutto il resto veramente ha una ricaduta conseguenziale. Ma una ricaduta conseguenziale importante, perché allora noi non siamo quelli che dicono no a questo, ma il no a questo è la ricaduta del grande sì che diciamo alla vita. Proprio perché crediamo alla vita, allora non possiamo accettare questo. Non è che perché noi abbiamo il gusto di dire di no che si esprime il piacere alla vita. Voglio dire, quando noi prendiamo un altro ambito, no? Vi porto un esempio molto banale, così rido su di me. Quando ero a Roma a studiare e frequentavo l'università, quindi insomma si faceva la compagnia dei romani, che sapete sono persone deliziose e simpatiche, e prendendo un po' la confidenza con loro, a un certo punto vedevo che mi prendevano in giro, o meglio si divertivano un po' a canzonarmi perché mi raccontavano le loro esperienze di fine settimana. Allora a un certo punto mi dicono: ma potresti venire anche tu, ma tu non puoi perché dopo noi andiamo alla festa e sai come va a finire. Allora io ho detto: sapete qual è la differenza tra me e voi? È che io potrei ma non voglio, voi vorreste ma non potete. Questa è l'esperienza di fede. È che potrei, ma non voglio. Perché? Perché l'intensità delle cose che capiscono automaticamente determinano delle scelte. Quando voi amate una persona, quando voi guidate la macchina, venendo giù in macchina da Verona, per stare sulla strada non guardavo il fosso, guardavo avanti. Se anche l'esperienza di fede invece diventa l'espressione di no, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se nei confronti della vita noi ragioniamo soltanto con i no, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E quindi è sia la vita che determina tutte le altre forme, che proprio perché non le salvaguarda noi le rifiutiamo. È sul grande sì alla vita che automaticamente si generano delle scelte. Non è sulle singole scelte che noi esprimiamo il sì alla vita. E su questo credo che anche noi come comunità ecclesiale dovremmo rispondere in modo molto più serio. Allora capite la posizione nei confronti dell'eutanasia, che cosa vuol dire l'accanimento terapeutico per noi. Capite anche la visione nei confronti del suicidio.
capite anche il confronto della questione dell'obiezione di coscienza, capite tutto quello che solitamente invece i mass media ci mettono come dimensioni limitanti della nostra libertà e invece come conseguenza della salvaguardia della nostra libertà. Mi fermo su un punto, e dopo arrivo quasi alla fine, così sto dentro l'orario che ci eravamo detti, che è questo rapporto, questo dubbio nuovo che mette, cioè questo principio che esprime in modo molto chiaro l'enciclica e dice che non possiamo equiparare le leggi civili alle leggi di coscienza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non tutto ciò che moralmente è lecito può essere anche giuridicamente lecito. Adesso noi, anche per i dibattiti degli ultimi giorni, ce l'abbiamo un po' nell'orecchio. Però quando è uscita l'enciclica ha scatenato un dibattito fortissimo nell'ambito dei giuristi. E cosa vuol dire? Che non tutto ciò che è giuridicamente lecito lo è anche moralmente. Vuol dire che noi abbiamo una visione della vita per cui anche l'espressione, l'esperienza dell'obiezione di coscienza è un segno della nostra sovranità nei confronti del potere più forte, il potere coercitivo più forte, che in questo caso è lo Stato. E quindi l'obiezione di coscienza è la salvaguardia di un terreno sul quale noi non accettiamo di essere eterodiretti. Vi ricordate i principi non enunziabili? E da un punto di vista politologico sono fortissimi, perché vuol dire che noi permettiamo a qualcuno di determinare quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, ma non tutto. E quindi paradossalmente questa libertà di coscienza nei confronti di questi temi qui, come dicevo all'inizio, è l'espressione massima della libertà che vuota l'uomo nei confronti di un soggetto che avrebbe la titolarità. Quindi, ancora una volta, vedete, noi non siamo quelli che dicono di no. È perché abbiamo un concetto di vita che non permettiamo a tutti di regolamentarci. Ed è per questo che, per esempio, se uno dei principi non negoziabili riguardava proprio la vita, è un modo per dire tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma non sulle cose più importanti. Allora, questa distinzione tra il diritto, tra ciò che la legge permette e ciò che la moralità invece chiede, è una distinzione molto forte, perché è ciò che sta a salvaguardia, che salvaguarda di fatto l'emancipazione, direi, dell'Occidente in modo particolare. Allora, vi ho detto questo per farvi un po' una griglia, perché ci sarebbe l'obiezione di coscienza, tratta anche del tema della posizione dei parlamentari, se possono o no votare leggi contro la vita. Il Papa dice sì, nel momento in cui la loro posizione è molto chiaramente a favore della vita, ma il loro voto serve per limitare il più possibile una legge che altrimenti avrebbe cause nefaste. Lo dice, giusto per dirvelo, per non parlare per niente, al numero 73, e dice così: quel caso in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa in voto. Simili casi non sono rari. Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare o approvare completamente una legge abortista, un parlamentare la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuire gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta, piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitare gli aspetti. Quindi c'è anche una visione molto concreta. Allora, in sostanza, in questi 40 minuti,
volevo darvi soltanto le categorie interpretative, che sono queste. Oggi la vita rischia di non avere più un significato e un valore universale, non perché ci sono delle questioni pratiche che ciascuno di noi deve affrontare, ma perché c'è stato un sviluppo culturale che ha determinato questo modo di pensare e di leggere la realtà. Due sono gli elementi fondamentali, i momenti caratterizzanti questo processo culturale, ed è che Dio non è più una realtà che può insegnare l'uomo a leggere la vita, e quindi diventa un aspetto moralistico. Il secondo è che l'uomo oggi viene interpretato come una schizofrenia pazzesca tra la sua corporeità e la sua intelligenza. Quando nei momenti di difficoltà l'uomo non viene più pensato nella sua unitarietà, chiaramente non potendo più essere efficiente, diventa un peso. E per questo motivo si arriva addirittura a legittimare giuridicamente ciò che fino a 40 anni fa era impensabile. Attorno a questa lettura c'è un concetto di democrazia, un concetto di diritto che paradossalmente sembra essere l'espressione della libertà dell'uomo, ma essendo invece espressione della libertà dell'uomo svincolato da un concetto di verità, permette a tutti di fare il tutto il contrario di tutto. La posizione della Chiesa non è quella di dire no perché questo non si può, no perché questo fa male, è il sì alla dignità dell'uomo. Ed è questo sì che per essere custodito automaticamente genera dei comportamenti crescenti. Concretamente che cosa vuol dire? Vuol dire che, lo dico in modo un po' banale, quindi magari rischio anche di dire qualche inesattezza, vuol dire che la vita non è importante soltanto per i credenti. A tal punto che anche tra i non credenti nascono i bambini, o no? Quindi la vita è di tutti. La domanda fondamentale rimane questa: se noi cristiani, quando diciamo che la vita è importante, riteniamo di avere qualcosa da poter dire a tutti, o se invece riteniamo che una cosa dipende dalla nostra sensibilità. Io ho l'impressione che molte volte la comunità cristiana rischia di cadere nella tentazione che quello che lei ritiene giusto, ritiene che sia giusto soltanto per se stessa. Per cui smette di denunciare gli sbagli, smette di favorire delle politiche, smette di darsi da fare perché queste cose qua ritiene che sono importanti soltanto per la sua particolare sensibilità e non per la valenza universale che per tutti, indipendentemente da tutto, questo è un po' in sintesi, dopo se c'è qualche domanda forse diventa un po' più interessante. Grazie, ho cercato di stare nei 50 minuti. Allora, grazie tantissimo veramente per questo intervento. Finché magari riflettiamo su quello che ci è stato detto, volevamo proporvi alcune testimonianze che sono state raccolte dal Centro Diocesano di Aiuto Vita, che secondo me calzano particolarmente con quanto detto fino adesso, quindi proviamo a vederle e dopo magari lasciamo un po' di spazio per le domande. Interruzione è una parola che
dà l'idea di qualcosa che può ricominciare. E invece no, è una cosa definitiva. È la fine di una vita, di una gioia. È la fine di tutto. Volontaria. Spesso è solo che sei solo, che non hai possibilità. Non sai neanche bene che cosa fare. La gravidanza è una delle cose più magiche, fa sentire la donna unica, speciale. Invece oggi sembra quasi una bestemmia. Per chi non l'ha programmato, per chi non lo desidera, per chi è stato disattento, ha fatto un errore. L'aborto sembra la cosa più semplice, una via di fuga perfetta. La mia faccia è bellissima. Quando ho fatto il test di gravidanza e poi mi sono sentita anch'io bella, potente, magica, piena di vita.